Si è svolta questa mattina presso la Compagnia dei Carabinieri di Ivrea la conferenza stampa in seguito all'operazione denominata White Bread. Ci troviamo qua stamattina perché all'alba di oggi la Compagnia Carabinieri di Ivrea ha eseguito delle misure cautelari emesse dalla Procura, dal GIP di Ivrea, su richiesta della Procura di Ivrea, che ha sostanzialmente condiviso le risultanze investigative prodotte dai militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ivrea, relativa ad un'indagine che è nata nel novembre 2014, è stata avviata proprio in quel mese e si è conclusa nell'aprile del 2015. Un'indagine relativa a una fiorente attività di traffico di cocaina in canavese. Dico fiorente attività perché sono stati monitorati oltre 40, 400 incontri finalizzati per l'appunto alla cessione di cocaina. Parliamo soltanto di cocaina. Sono stati identificati tra l'altro almeno 35 assuntori e sono stati individuati come dire, i tre principali responsabili, o quantomeno presunti tali, di questa fiorente attività di spaccio. E sono i tre odierni arrestati perché appunto destinatari di una misura cautelare. In particolare sono Cocco Giuseppe, classe 53, residente a Rivarolo Canavese. Poi abbiamo El Abi Rashid, marocchino, classe 79, e Ficar Ranunzio, classe 68, domiciliato a Castellamonte. L'indagato marocchino Elabi Rashid abita a Torino. Sono loro i tre principali indagati di questa attività di indagine. Sono collegati per l'appunto l'uno all'altro dal fatto che, poi ecco, nello specifico scenderà il luogotenente Bonatto, comandante del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ivrea, che ha condotto e ha svolto in prima persona le indagini. Indagini, apro parentesi, che come lui ci confermerà, sono state svolte con attività sia tecniche che tradizionali e anche con un considerevole numero di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, finalizzate appunto a monitorare gli incontri, finalizzate a loro volta alla cessione di sostanze. Le indagini soprattutto hanno consentito di accertare che questi tre soggetti erano tra di essi collegati dal fatto che qui in Canavese, o almeno in quei 23 comuni che abbiamo poi riscontrato nel corso delle attività di indagine, vi era appunto Cocco Giuseppe, questo signore del 53, che sostanzialmente si occupava dell'attività di spaccio al dettaglio, in qualche maniera, di smercio al dettaglio. A sua volta Cocco si riforniva da Ficarra Nunzio, detto Nuccio, il quale per l'appunto gli riforniva la sostanza stupefacente, e il quale a sua volta andava a rifornirsi da El Habi Rashid, il soggetto marocchino residente a Torino. Come è stato evidenziato nel corso dell'indagine, il Cocco Giuseppe aveva sempre a disposizione una quantità importante di sostanza. Non restava mai senza, proprio per non scontentare mai i suoi clienti. Abbiamo avuto modo di monitorare anche una cessione media, statisticamente, di almeno 150 dosi a settimana. In una circostanza, addirittura, il nucleo operativo ha riscontrato anche la cessione di 15 dosi in una sola ora. Calcoliamo che la dose veniva venduta ad un prezzo che poteva variare tra i 60 e gli 80 euro. Quindi abbiamo stimato orientativamente un guadagno, un introito illecito settimanale di circa 12.000 euro, soffermandoci a Cocco. Lui poi a sua volta acquistava da Ficarra, è stato tra l'altro anche arrestato in una circostanza proprio subito dopo aver ricevuto un quantitativo considerevole di sostanza stupefacente, 103 grami, proprio dal Ficarra. Così come è stato pure monitorato un episodio in cui Ficarra si era andato a rifornire dal marocchino El Abi Rashid e anche egli aveva appunto acquistato, ricevuto, anzi acquistato una considerevole quantità di stupefacente dietro il corrispettivo di
2.700 euro. Nel corso dell'intera attività di indagine, quindi, sono stati sequestrati oltre 115 grammi di cocaina, alcuni di questi suddivisi in dosi, proprio perché sequestrati ad una serie di acquirenti, come attività di riscontro per l'appunto dello spaccio chiavinale. Nel corso dell'operazione di oggi, e quindi dell'espletamento di perquisizioni tuttora in atto un po' in tutto il Canavese, al momento abbiamo già rinvenuto una piantagione di oltre 200 piante di cannabis a Castelnuovo Nigra, e abbiamo rinvenuto a casa di un altro soggetto perquisito 16 dosi di cocaina, a casa di uno dei tre indagati abbiamo rinvenuto al momento 4 ovuli di cocaina. Insomma, è al momento in corso questa attività di perquisizione che sta consentendo di sequestrare, rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza. Cedo la parola all'utente Bonatto, ripeto, comandante del Nord, lo conoscete, che gli dirà qualcosa in più, diciamo, di quello che è emerso e delle dinamiche con cui avveniva questa attività di spaccio in Canavese. Prego. Erano diventati in particolare i due soggetti più canavesani. Il cocco era praticamente colui che distribuiva ai vari acquirenti la cocaina, come giustamente ha ricordato il comandante, un po' in tutto il Canavese, quindi si partiva dall'Alto Canavese sino a Ivrea. Faceva consegne proprio frenetiche, qualsiasi ora del giorno e anche della notte. In alcuni casi è stato addirittura svegliato di notte e comunque non disdegnava e assecondava sempre le varie richieste. A un secondo livello era invece Ficar Annunzio, praticamente era colui che riforniva il cocco. Per individuare questa persona non abbiamo faticato parecchio, perché comunque utilizzavano tutte utenze telefoniche chiaramente intestate a soggetti fittizi, tutti numeri difficili da individuare, e solo grazie a un grosso sforzo, soprattutto sia appunto attraverso attività tecniche, sia servizi tradizionali, osservazione e pedinamenti, siamo riusciti poi a identificare questo Ficar Annunzio compiutamente. Abbiamo documentato alcune cessioni, meglio, alcuni rifornimenti nei confronti di Cocco. In una di queste circostanze, visto che ormai avevamo chiuso il cerchio e avevamo a sua volta compreso chi era il fornitore di Ficarra, cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti dopo la cessione di Ficarra, l'abbiamo documentata, quindi una volta che Cocco il 17 gennaio del 2015 è arrivato sotto casa, da noi pedinato, è stato fermato e trovato in possesso di 100 e qualche grammo di cocaina. Cocaina tra l'altro anche di discreta qualità, almeno questo hanno documentato le analisi. 107 grammi per l'esattezza. In quella circostanza chiaramente il cocco viene arrestato in flagranza di reato e le attività vengono concentrate sul Ficarra e quindi su questo nuovo soggetto che, come ho detto, a sua volta riforniva il Ficarra, che è l'Abi Rashid, è un cittadino marocchino sposato con una cittadina italiana, vive a Torino nella zona di Borgo Dora, e anche lui, attraverso soprattutto attività tecnica, siamo riusciti a ricostruire alcune forniture di stupefacenti, appunto, come ho detto, nei confronti di Ficarra. Poi il 16 aprile, nello specifico del 2015, è stato registrato proprio un episodio di cessione, come dicevo prima, di una considerevole quantità dietro il pagamento appunto di un corrispettivo pari a 2.700 euro. Non sappiamo esattamente quanto fosse la cocaina ceduta, perché in quel caso non fu tratto in arresto il Ficarra, ma sappiamo poi dalle attività tecniche che ne sono appunto seguite che si trattava comunque di 2.700 euro di cocaina.